È da poco passato mezzogiorno quando il cancello del centro di accoglienza si chiude per sempre, lasciando fuori migranti e lavoratori. Castelnuovo di Porto ha perso i suoi ragazzi, come vengono chiamati qui i richiedenti asilo, ma anche decine di posti di lavoro. Alla rabbia per aver mandato in fumo un progetto di integrazione che durava da anni, si è aggiunta ora anche la paura del futuro per 120 lavoratori della cooperativa Auxilium. Ci sono famiglie, sono mariti e mogli che lavorano qui, ci sono persone che hanno anche intrapreso dei mutui o delle scelte economiche, degli investimenti, che si ritrovano all'improvviso senza un futuro o con un futuro molto opaco. Il Ministero del Lavoro per loro ha garantito 6 mesi di ammortizzatori sociali, ma il rischio in realtà è molto più grande. Sono almeno 10.000 in tutta Italia, secondo i sindacati, i lavoratori nel settore dell'accoglienza che rischiano il posto per effetto del decreto sicurezza. Intanto l'ultimo pullman ha lasciato Castelnuovo di Porto in direzione Rocca di Papa, una 50ina di chilometri di distanza dove i migranti passeranno alcuni giorni in attesa di essere trasferiti ancora una volta. La prefettura ha detto che i 17 titolari di protezione umanitaria andranno in strutture del Lazio. La prefettura inoltre ha dato avvio a un bando FAMI, quindi dei fondi europei di 20 milioni di euro per tutta la città metropolitana di Roma Capitale, che permette ai sindaci dei territori, di tutti i territori della città metropolitana, di far fronte a eventuali emergenze sui servizi socioassistenziali da garantire a persone che non hanno più diritto ad alcuna accoglienza. Altri 17 richiedenti asilo invece torneranno proprio a Castelnuovo, ospitati in case sfitte messe a disposizione gratuitamente dai cittadini. Un altro modello di accoglienza e integrazione che Castelnuovo potrà mostrare al mondo.